Ciao a tutti, seconda parte del video. Vi lascio ai video appunto e alle immagini alla fine. Ciao ciao. Dicevo, quindi sta scendendo tanta acqua. Su in cima molto probabilmente sta scendendo materiale. E niente, la strada è chiusa, questa qui del villaggio. Lasciano passare solo la gente che va in giù, quindi verso il paese. Cioè i proprietari delle villette, che prendono il cagotto e se ne vanno. E a me, vi giuro, io ero dentro e gli ho detto qua, cioè io ho pensato qua sta venendo giù la frana, e dovevamo andare alla gabbia dell'orso. Io mi sono avvicinata, sono andata più là possibile, ma poi mi ha preso l'ansia e poi mi viene il panico, quindi ho detto io torno indietro, e sono tornata indietro perché mia mamma mi aveva chiamato mentre eravamo dentro e mi aveva detto dove siete, dove sei, e io faccio in colonia. E fa, state là dentro, che almeno là dentro più o meno siete al sicuro che è cemento, perché sta venendo giù la frana. Ecco, questo è quanto. Quindi non so dove ero rimasta, perché mi perdo a fare i video. Comunque niente, sì, è esondata l'acqua, tantissimo fango, perché è scesa per tutta l'acqua e il fango sono scesi per la strada del villaggio. Però alla fine, senti che rumore, alla ruspa. No, niente, dai, è andata bene per questa volta. Questo, ecco qua, il limite, questo è tutto il materiale che è venuto giù con, cioè oggi, qui era tutto un, qui c'era un piazzale una volta, non c'è più niente. Questo è quanto, è tutto pieno. Questo invece è il secondo invaso che è pieno, mentre il primo è rimasto vuoto per fortuna e sono sopra casa mia. Buongiorno, oggi è il giorno dopo ieri, quindi è il 24 luglio. Luglio è un mese di frane. E, sì, è solitamente il mese che vengono giù tutte le frane possibili. È andato tutto bene perché non ha fatto danni, quindi la strada è stata ripulita subito ieri sera, è perfetta, non sembra neanche sceso niente. Hanno fatto veramente un bel lavoro i vigili del fuoco. E niente, questo è quanto è successo, e purtroppo siamo in montagna, non si possono evitare le frane, si è in montagna. Ok, ci sono delle frane che possono essere previste, tipo quella di Acquabona, quella dentro Cortina, quella lì si poteva prevedere. Invece qua a Borca puliscono regolarmente adesso, e per fortuna anche poco tempo fa c'erano sempre camion avanti e indietro che pulivano, quindi è stata una fortuna che quest'anno hanno tenuto tutto a posto, perché se c'era materiale vecchio non si sa cosa succedeva, cioè si può immaginare, però non si sa poi se succedeva realmente. Vi lascio alcune foto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao a tutti!